fatti da legare. È tutto pronto, sta per partire il nostro consueto giro pomeridiano per l'etere. Vediamo a quest'ora le altre emittenti radiofoniche cosa vi trasmettono in alternativa, ovviamente, a fatti da legare. Attacca Bastiano. Questo mi sembra Michael Bublé. Pedistru. Chi è? Pedistru. Ilia Spin. Pedistru. Ilia Spin. Pedistru. E tu che si va da piccio. Ah, il tagadà, il tag, quella canzone di tagadà, tagadà, la canzone hit, grande pezzo. Questa canzone successo farà, ma come, perché, perché fa cacà. Ma se qualcuno ha da ridire, la cacarella lo deve colpire. State ascoltando la hit dell'estate e per favore non la stoppate. No, no, se fa cacà te, figurati a noi, voglio dire. Dico la verità. Sì, sì. La canzone la sto cantando. Però... ma anche questa versione a me, non solo a me. Sì, lo sapevate che nella durata media di una vita una persona che dorme ingoierà 10 ragni e 70 insetti? Speriamo non cambino troppo. Non ho preso mai in giro. Mai. Non gli ho fatto mai le corna. Sono stato sempre sinceramente e seriamente sempre innamorato di te. E tu non l'hai mai capito. Ma va a fottare, va. Data su una nota rivista scientifica, a quanto sì, pare i dinosauri sarebbero morti a causa delle loro flatulenze. A ricerca. Praticamente, prendendo in considerazione le loro dimensioni e calcolata con un algoritmo matematico la quantità di metano e gas prodotti nell'intestino di questi giganti, che venivano poi immessi nell'atmosfera e che hanno portato alla formazione del primo effetto serra. L'effetto cosa succede in questo cervello? Perché e stava andando benissimo il nostro amore. Poi passa un giorno, passano due giorni e poi scrivi: Cristo tra noi è finita. Ma si può fare questa vita? Lo sapevate che le bambole gonfiabili sono state inventate da Hitler? Ecco, usale, no, erano usale. Bionde con occhi azzurri perché i soldati tedeschi non potevano fare l'amore con donne di altra razza. Interessante, interessante. Luana? Ah, Fiorella Baldini, viva Radio 2, facciamo un applauso? Personalizzato. Cosa facciamo? Anche a Scoscia Galletta. A Scoscia Galletta? Eh? Riceve in studio anche a domicilio. Oh, là, là. Mario Bianchi? Mario paura Bianchi. E panico al parco Apega di che Torre Annunziata, dove questo pomeriggio è divampato un incendio in un appartamento delle Palazzine Verdi. Aia. Disperazione e rabbia nelle parole di chi in quell'appartamento, ormai nero per il fumo e le fiamme, ha lasciato una parte di sé. Che è successo? È successo che mi ha già picciato. Si è distrutto, è uscito che mi ha da un'acqua a commettere a metà casa, un bello mezzo che deve bella stabata, non tengo che. Ma quante persone vivono nella vostra casa? Ecco, quante tu. Persone vivono? I miei figli, si mi sette ottini, i miei figli, tutti i bambini, da a scuola, i bambini, da scuola, che fa a ancora un gau, guarda, non si fa da un'acqua immediatamente, perché non da fare a chi figlia, ma che al giardino, i figli non e cosa è successo? No, io ho visto se ho fatto al balcone, ho visto che si è parlando al telefono, è bella e buona, ho visto un rumore che è bella e buona che se ne è caduto palazzo. Aia. Niente di più. Aveva già dato segni di cedimento che stava per cadere. No, no, soltanto una preta è subito caduto in palazzo. È una preta riprogrammata, no, Bambaina! Qui bambaina! Aramma e si bambaina! Ti hai distrutto! Sei distrutto! Oh, senti, che hai fatto? Qui bambaina! Qui bambaina! Ogni bambaina! Ma chi è sta scigna? Qui bambini. Yeah.
sto cane, c'è sto latte, mio mio, uso le cielo, cioè qui, a galloni, cocco dai, sta la ziella, c'è pazzia, non c'è la voglia, io io. Bambè, e tu chi la mangia piccio, che ti di che ti c'è sto gallo, ti chi dai? Bambè, e tu chi la mangia piccio, ma quest'ora alternative a fatti delle gare non ce ne sono, quindi restate con noi sintonizzati ogni pomeriggio su Radio Club 91 in fatti delle gare. Alla prossima, fatti delle gare.